Ogni mamma spera di portare a termine una gravidanza serena e priva di complicazioni. Natasha, però, non ha avuto questa fortuna. Iscrivetevi al canale e guardate il video per scoprire cosa ha visto il suo dottore sullo schermo. Natasha e Ashley si sono conosciuti all'università e hanno provato subito la scintilla che contraddistingue le grandi storie d'amore. Entrambi venivano da relazioni finite in modo brusco ed erano ancora turbati dalle esperienze passate. Per questo motivo, quando Ashley ha trovato il coraggio di confidare a Natasha di aver combattuto contro un cancro ai testicoli all'età di 15 anni e di non poter avere figli in modo naturale, lei ha deciso di restare al suo fianco e ha accettato di sposarlo. Dopo il matrimonio, la coppia ha deciso di aspettare ad avere dei figli, ma ha cominciato ad informarsi riguardo la fecondazione in vitro. Nessuno poteva immaginare che l'universo aveva altri piani in serbo per loro. Poco dopo il matrimonio, Natasha ha cominciato a sentirsi sempre stanca e nauseata e ha prenotato una visita dal medico. Una banale ecografia ha rivelato che era incinta di 8 settimane. Marito e moglie hanno fatto i salti di gioia per quella notizia, che ritenevano impossibile. Ci eravamo detti che ci saremmo divertiti senza pensare al futuro, perché sapevamo che avremmo avuto tempo più avanti per pensare ad un figlio. È stata una sorpresa inaspettata, ma ci ha reso molto felici. Eravamo pronti per diventare genitori, ha dichiarato Natasha. La futura mamma ha preso appuntamento per le visite prenatali e il futuro papà le ha fatto compagnia durante ogni ecografia. Alla 20ª settimana di gravidanza si sono presentati in ospedale per l'ennesimo esame, senza sapere che stavolta avrebbero ricevuto una notizia importante. Qualche settimana prima avevano scoperto di aspettare una femminuccia e speravano di ricevere ulteriori informazioni sul suo stato di salute. Marito e moglie hanno atteso con trepidazione il verdetto del dottore, che tuttavia è rimasto per diversi minuti con gli occhi incollati allo schermo. Lo specialista sembrava quasi confuso dalle immagini e quell'atteggiamento misterioso ha spaventato Natasha. Gli ho chiesto se ci fossero problemi, ma lui si è voltato da me solo per un secondo prima di tornare a fissare lo schermo. È stato abbastanza inquietante, ha raccontato la donna. Alla fine il dottore si era riscosso e aveva comunicato alla coppia che la loro bambina sarebbe nata con una chioma fluente. Natasha era sorpresa dalle sue parole. Sapeva che la maggior parte dei neonati viene al mondo con una discreta peluria sul capo, ma non si aspettava che il medico usasse proprio il termine fluente. Nonostante gli avvertimenti del dottore, la nascita della piccola ha lasciato comunque tutti i presenti col fiato sospeso. Natasha è entrata in travaglio allo scadere del termine della gravidanza ed è stata portata in sala parto dove in 40 minuti ha dato alla luce la piccola Holly. Quando la piccola è uscita dalla pancia della mamma, nella stanza è calato il silenzio. Pochi secondi dopo, però, medici e infermieri hanno iniziato a ridere e complimentarsi con Natasha. Confusa e sfinita dopo il parto, la neomamma non riusciva a capire il motivo di quella reazione così strana. Soltanto quando gli infermieri le hanno posato la figlia sul petto, ha realizzato quello che il suo ginecologo aveva inteso quando le aveva parlato di una chioma fluente. La sua Holly, infatti, non aveva sul capo soltanto la peluria tipica dei neonati, ma una cascata di capelli lunghi, spessi e lucidi. «Oh mio Dio, guardate che capelli! Hai i capelli più lunghi dei miei!» ha esclamato divertita Natasha tra le risate del personale medico. La notizia della nascita della piccola Raperonzolo si è diffusa rapidamente nell'ospedale e in poche ore la stanza di Natasha si è riempita di medici e infermieri curiosi di vederla. Durante l'ecografia ci avevano detto che avrebbe avuto parecchi capelli, ma non immaginavamo che nascesse con una chioma così folta, ha dichiarato Natasha. Quella sera, però, i dottori hanno comunicato ai neogenitori una notizia che li ha rattristati. Sembra infatti che i neonati che nascono con tanti capelli ne perdano la maggior parte entro i 6 mesi di vita. Ormai ero innamorata di quella criniera e l'idea che la perdesse mi ha spezzato il cuore, ha dichiarato Natasha. A prescindere dal particolare dei capelli, i neogenitori non potevano essere più felici di avere una bambina sana e forte, perfettamente ordinaria. 2 giorni dopo il parto, Natasha è stata dimessa ed è tornata a casa con la sua famiglia. Ashley aveva organizzato una festicciola di benvenuto con i familiari più stretti e tutti insieme hanno celebrato la nascita della piccola Raperonzolo. Gli invitati hanno portato tanti regali per la bambina, la metà dei quali erano prodotti e accessori per i capelli. Mamma e papà hanno riso di quei doni così originali
e non hanno riferito le parole dei dottori ai loro familiari. Col passare delle settimane, i capelli di Holly hanno continuato a crescere folti e forti. I suoi genitori hanno cercato di non farsi prendere dall'entusiasmo perché temevano che da un giorno all'altro le sarebbero caduti. A differenza della maggior parte dei neonati, che hanno una peluria morbida e soffice sul capo, Holly aveva dei capelli spessi che facevano pensare a quelli di un bambino molto più grande. Per fortuna, erano anche facili da gestire e la sua mamma si divertiva con le acconciature e gli accessori. Holly, inoltre, adorava farsi toccare e lavare la chioma. Ogni volta che si metteva a piangere, i genitori la portavano in bagno per una doccia veloce e le massaggiavano lo scalpo con dolcezza. Quella manovra era sufficiente per trasformare le lacrime in un sorriso allegro. Il sorriso che fa quando sente l'acqua tra i capelli è incredibile. Gliel'ho visto fare un milione di volte, ma mi lascia sempre senza fiato, ha dichiarato Natasha. La mamma lasciava sempre che i capelli si asciugassero all'aria, ma un giorno ha deciso di procedere con spazzola e phon. Dopo quell'esperienza, lei e suo marito si sono ritrovati con le lacrime agli occhi per le risate. I capelli asciugati col phon sono assurdi, le crescono verso l'alto, quindi quando sono asciutti sembrano la vetta di una montagna. Ci fa ridere a crepapelle. È una pettinatura assurda, ma è indomabile, e non esistono prodotti che riescano a tenerla a bada, hanno raccontato. Anche a Holly piaceva farsi asciugare i capelli con il phon, anche se stava sviluppando la brutta abitudine di mangiarsi le ciocche lasciate libere. Natasha e Ashley adorano passare il tempo in casa con la figlioletta e guardarla giocare in camera sua, ma quando la portano a spasso devono fare i conti con le orde di curiosi. I passanti, grandi e piccini, indicano spesso la bambina da lontano e commentano i suoi capelli lunghi. Alcuni si avvicinano per regalare elastici e mollette ai suoi genitori, mentre altri chiedono il permesso di scattarle una foto. Un giorno, quando la famiglia era fuori a cena, nel ristorante, si è verificata una scena incredibile. Una mamma è entrata nel locale con la figlia di 3 anni, Sam, che ha notato la piccola Holly nel suo passeggino ed è scoppiata a piangere. Quando la mamma le ha chiesto cosa fosse successo, Sam le ha detto che anche lei desiderava dei capelli lunghi e folti come quelli di Holly. La donna si è avvicinata al tavolo per scambiare 2 chiacchiere con Ashley e Natasha e per complimentarsi per la chioma della figlioletta. In quel momento Sam ha compiuto un gesto molto tenero. La bimba si è sporta sul passeggino e ha accarezzato dolcemente i capelli della neonata. Adesso che ti ho toccato i capelli, anche i miei cresceranno lunghi e forti. Sei proprio una bambina carina, le ha detto. Presto Natasha e Ashley si sono abituati ad essere trattati come genitori di una celebrità. Non importa dove siamo, se al supermercato o in lavanderia, qualcuno si avvicinerà comunque per dirci quanto sono belli i capelli di Holly. Ma insieme alla moglie ha deciso che le lascerà la totale autonomia sul suo corpo, come è giusto che sia. Sarò triste se in futuro deciderà di tagliarli corti, ma voglio che faccia quello che la rende felice, ha spiegato. Oggi Natasha ha 5 anni e i suoi capelli continuano a crescere. Chissà fino a dove arriveranno. E voi conoscete delle Raperonzolo nella vita reale? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.